Facciamo un passo avanti solo di un anno e andiamo al 76. C'è questo brano che è di John Miles che si chiama Music, proprio musica, e lui dice: la musica è il mio primo amore e sarà anche il mio ultimo amore, non è possibile vivere senza musica. Mi è venuto in mente questa cosa adesso collegata alla musica. Adesso vedo tante ragazze che sono parte del corpo musicale autonomo di Casto. E la musica è stata anche modo di aggregazione, di parità anche maschile e femminile. E leggevo nella storia del corpo musicale questa cosa che trovavo simpatica e curiosa, che alla metà degli anni 60 c'era la prima componente donna nel corpo musicale autonomo di Casto, che era la signora Antonietta Carotta. Vanno a fare un'esibizione a Salò. E tutti dicono: ma c'è una donna in questo corpo musicale, e lei passa e sfila e riceve un sacco di applausi, e la voce che narra il passaggio dice: la prima donna, la prima del gentil sesso che fa parte di. E nel 67 ce ne sono tre di donne, c'è la Pinuccia, c'è la Giuliana e c'è ancora l'Antonietta, e il giornale di Brescia pubblica questa fotografia dove dice: le tre clarinettiste della banda di Casto. E addirittura poi nel 70 c'è la Dunata degli Alpini a Brescia. Loro arrivano per suonare col corpo musicale autonomo di Casto, come il corpo fa adesso tutti gli anni alla Dunata Nazionale, e dicono: no, voi non potete sfilare assolutamente perché fanno parte delle donne del vostro corpo musicale, quindi per noi non è possibile. Nasce una polemica, discutono, alla fine non mollano, l'hanno vinta, sfilano in mezzo agli applausi, alla soddisfazione delle persone, e nella tribuna d'onore c'era questo onorevole che si chiamava Tanassi, che gli lancia un bouquet di fiori proprio alle nostre donne. Quindi un applauso al corpo musicale autonomo di Casto, uomini e donne ovviamente, questa combine che oggi rende lo spettacolo così meraviglioso. Ecco perché music stasera, no? La musica che è ragione di vita, è ragione di... Pinuccia è qui? Eccola lì la Pinuccia, facciamo un grande applauso. Pinuccia, ti ricordi di questa cosa, eh? Vedi, hai aperto una strada, guarda quante ragazze e quanta voglia di fare che c'è, questo è sempre positivo, quindi ancora un grande applauso forte a tutti quelli che permettono il continuare, perché credo che sia veramente un valore importante avere una banda dal 1841 che segna il percorso della vita e che comunque segna momenti belli e momenti meno belli, ma è un modo di ricordare, perché se noi ricordiamo questi episodi ci emozioniamo. Adesso vedo forse scende una lacrima lì davanti e mi fa piacere perché sicuramente sono lacrime di gioia ricordare qualcosa di bello. Quindi grazie ancora, grazie Pinuccia che sei qua a questo punto. Io non ti avevo visto in realtà, però mi sono ricordato questa cosa nel girarmi. Però non voglio tediarvi oltre perché la cosa migliore è ascoltare stasera. Quindi a voi di John Miles, 1976, Music. Facciamoci sentire, scaldiamo con un applauso forte. Thank you.
e dire che sono meritatissimi gli applausi, perché vedo che scaturiscono dal cuore, e quando scaturiscono dal cuore sono sempre accettati ancora con più entusiasmo.